Si è svolta a Corviale l'inaugurazione di un imponente murale alto 40 metri dal titolo Icarus. L'opera è stata realizzata dalla nota street artist olandese JDL nell'ambito dello Street Art for Rights Forum Festival sulla parete nord-est del famoso serpentone della capitale. Il disegno è dedicato all'ambiente e le donne rappresentate sono ispirate al mito di Icaro che lotta contro l'inquinamento. Abbiamo realizzato già oltre 30 opere sia a Roma, in varie periferie, che nel Lazio. Lo scopo principale di Street Art for Rights è quello di parlare attraverso la street art, attraverso il linguaggio semplice e immediato della street art, di diritti umani. Il murale di JDL è dedicato proprio all'ambiente. Il titolo è Icarus, questo Icaro contemporaneo che è rappresentato da una donna. Una donna che da una parte è intrisa, ha le ali intrise di petrolio e quindi cade come Icaro che si è avvicinato troppo al sole, e quindi così come la società, la nostra società stolta che non riesce a guardare davvero bene questo problema, questa tematica. Dall'altra parte la donna che è invece simbolo invece di forza, che invece si riscatta, si rialza e mette in campo tutte le conoscenze migliori per dare un futuro possibile, perché non c'è un planet B. JDL è una giovanissima artista, adesso è stata invitata per realizzare un'opera sul muro di Gaza, insomma che sarà una cosa per lei molto importante, quindi noi siamo molto lieti di averla avuto tra i nostri ospiti. Il muro avrà una durata temporanea di circa 2 anni, fino ai lavori di ristrutturazione del palazzo grazie ai fondi del PNRR. Prima di essere distrutto sarà trasformato in modo che possa restare visibile nel mondo digitale. I ricavati della vendita dell'opera saranno devoluti in beneficenza alle varie associazioni che operano nel quartiere.